Allora, ciao ragazzi, visto che Aurelio sul forum ha parlato dei PDF, con Artcam c'è stato il modo per aprire i PDF e già sono vettori praticamente. Adesso vi faccio vedere come si fa ad aprire i PDF in Artcam, è una stupidaggine. L'unico problema è che ti dà... Ad esempio, se sono parecchie pagine il PDF, oltre al disegno, ti crea praticamente tutti i livelli. Quindi bisogna andare a cercare i livelli del disegno e respingere anche tutti gli altri. Comunque è semplice, basta fare aprire da qua. Io ho scaricato Parrot, Pappagallo. Andiamo a aprire. E comincia a caricare, ci vuole un po' di tempo chiaramente. Vedete, già comincia a scaricare. Metto in pausa e a fine caricamento riapro. Ok, vedete, praticamente ha mischiato tutto, perché se io apro il file in PDF, ad esempio, dunque. Faccio vedere un attimino, allora, questo è il file in PDF e chiaramente vedete ci stanno svariate pagine, c'è questa, un attimo che mi si è bloccato, dai, su, c'è questa e poi c'è questa e poi c'è quest'altra, però diciamo le due figure che ci servono a noi è questa e questa sotto, no? Allora andiamo a riaprire Artcam e che facciamo? Andiamo su progetto e andiamo a vedere sui livelli. Sui livelli, vedete, ci stanno un botto di livelli che sarebbero le scritte, insomma, tutte le cose, no? Spengiamo tutto e ci andiamo piano piano a cercare il livello che ci interessa. Ad esempio, questo è quello che ci interessa, uno. Quest'altro no, e lo spengiamo. Questo no. Andiamo avanti fino a che non troviamo il livello del pappagallo. Eccolo qua. Ok, adesso abbiamo trovato questi qua, questi vettori. Vedete, se io clicco sopra, mi dà i vettori, come no? Si può anche separare i vettori. Vedete? Cioè, sono proprio vettori veri e propri, anche se è in PDF, si possono aprire in Artcam. Quindi, vabbè, magari non lo sapevate, però insomma c'è questa possibilità di aprire i vettori PDF in Artcam e quando fate apri, qua sotto vi dà o tutti i file supportati oppure c'è proprio formato documento portatile PDF, vedete? E quindi avete tutti i PDF a portata di mano. Ok, detto questo, spero di essere stato utile. Ciao a tutti.